Amore, io vorrei che fosse amore, ma... Un, dos, che? Tre, quattro, pa. Vorrei poterti dire che t'amo da morire, perché soltanto questo è desideri da me. Se c'è una cosa al mondo che non ho avuto mai, è tutto questo bene che mi dai. Vorrei che fosse amore, ma proprio amore, amore, la cosa che io sento per te. Vorrei poterti dire che t'amo da morire, perché è soltanto questo che desideri da me. Se c'è una cosa al mondo che non ho avuto mai, è tutto questo bene che mi dai. Vorrei che fosse amore, ma proprio amore, amore, la cosa che io sento per te. Se c'è una cosa al mondo che non ho avuto mai, è tutto questo bene che mi dai. Grazie, grazie, basta, vibrato, è troppo vibrato, troppo fondamentale. Un, dos, tre! Vorrei che fosse amore, ma proprio amore, amore, vorrei che fosse amore, ma proprio amore, amore, vorrei che fosse amore, qualcosa che io sento per te. Per te. Gli alti e bassi. Gli alti e bassi. Sembrano 25 massa 5. Un regalino, c'è una coppia, venite un attimo su, fatemi una cortesia. Servirebbe una coppia di una certa età, però preferisco voi, perché siete simpatici, vi sto guardando dall'inizio. Vi faccio fare un gioco corto corto. Un gioco corto corto che il quartetto Cetra. Buonasera, buonasera. Tutti ricordate? Buonasera. 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 Avrebbe fatto con voi. Siamo noti. Ve la gestite voi? Ci facciamo noi. Come no, beh, certo. Chi è beccato? Chi è beccato? Signora si chiama? Arianna. Arianna? Arianna e Alessandro. Bravi, bravi. Arianna sta dicendo Alessandro, io te l'avevo detto che forse è meglio che fossimo state a casa a spedirci Brignano questa sera, perché lo sapevo che sentivo era qualcosa ieri. Nella... Era ieri, vabbè, pazienza, non importa. Ora, cosa andiamo a fare questa sera con Arianna e Alessandro? Beh, la serata è amore e follia, quindi una canzone d'amore, un qualche cosa che ci riporti un po' di romanticismo, serve, è arrivato il momento, noi ci teniamo perché, insomma, Arianna e Alessandro hanno scelto di salire spontaneamente su questo palco questa sera perché hanno deciso di scegliere questa serata per dichiarare qui davanti a tutti voi, a questo favoloso pubblico, ancora quanto si vogliono bene. Se l'è cavata bene Arianna, devo dire, perché di
solito questa cosa durante i nostri concerti funziona perché noto questa punta di terrore negli occhi di lei che sgrana gli occhi come gli occhi della lepre che vede i fari del tir in mezzo alla strada. Che ha questa espressione un po'... Devo dire che Arianna se l'è cavata bene. Beh, che cosa succederà adesso? Questo avverrà con una canzone a cui noi siamo particolarmente affezionati, legati. È la canzone del grande quartetto Cetra. Già citato da Max. Già citato da Max. Peraltro, con una punta di commozione arrivati a questo punto dello spettacolo, non possiamo non così omaggiare, fare un tributo a Virgilio Savona e Lucia Mannucci che ci hanno lasciati da poco e che noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere. Per cui possiamo procedere. Il brano non ha bisogno di presentazioni, vorremmo solo che fosse... Da quanto tempo siete una coppia? 10 anni. 10 anni. Addirittura. Diciamo che potrebbe essere una... Amore e follia, una proiezione al futuro di quello che potrebbe accadere, diciamo, nei prossimi anni. Cantiamo, va? Arianna, va? Ma quando siete sopra il cuoricello, il tuo tesoro, fior di ogni virtù, con il resto di guardarti sotto, spera sempre che tu cada giù. Ciò, però mi vuole bene, tanto bene, però mi vuole bene, tanto bene, mi vuole tanto bene, tanto bene, bene da morire, la 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 la. Nel loro nido loro sono felici, lui la corteggia come il primo tipo, sempre gentile, sempre innamorato, ma lei continua a stringere, a baciarla con passione. Ma se ti lascia sola sola in casa, il tuo tesoro vuoi saper che fatto? Dopo aver chiuso tutte le finestre in cucina, lascia aperto il gas. Però le vuole bene, tanto bene, però le vuole bene, tanto bene, le vuole tanto bene, tanto bene, bene da morire, la 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 la. Per festeggiare il suo compleanno sono a Parigi, che felicità, e a plasticato sotto i cieli bici, lui vuol sempre stringerla e baciarla con passione. Ma stai attento, ora mi vuol portare sulla terrazza della torre di Fiori. Perché vuol dire cosa c'è di male se mi porta sulla torre di Fiori? Grazie. No, non ti preoccupare. Gli alti e bassi.